Questa trasmissione è offerta da La Dimorette. La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Eccoci amici, pareggio agrodolce a Bologna. Dolce perché comunque un punto è arrivato al termine di un turno, quello della Befana, in cui più carbone che altro nella calza dell'Udinese. E agro perché appunto stiamo commentando quello che poteva essere non è stato. Un primo tempo che ci ha restituito l'Udinese opaca degli ultimi tempi, un secondo tempo viziato, falsato se vogliamo, in positivo perché chiaramente l'uomo in più ce l'aveva l'Udinese, in cui si è visto qualcosa di più, però in 11 contro 11 sarebbe stata probabilmente un'altra musica. Detto questo, il campanella del monito deve assolutamente suonare in vista di un arrivo, dell'arrivo di un Napoli assolutamente difficile da decifrare. Molta rabbia da Gattuso in giù per quello che è successo contro lo Spezia e anche in questo caso una formazione da punto interrogativo. Di questo andiamo a parlare insieme, come sempre, al nostro Guido Comirato. Ciao Guido. Sì, buongiorno a tutti. Parliamo di una gara fondamentale per l'Udinese, perché l'Udinese non può assolutamente permettersi di perdere. Non è questione di classifica, ma è questione del proseguo del campionato. Dopo un punto in tre partite giocate male, l'Udinese, esatto, deve riabilitarsi. Primo deve convincere sul piano del gioco, e sappiamo benissimo che se la prestazione è positiva al 90% scappa anche il risultato altrettanto positivo. È un momento delicato, c'è un tecnico deputato a trovare le contromisure alla possibile crisi, perché di questo passo si va verso la crisi, quindi bisogna evitarla. Ripeto, c'è un allenatore, ha una rosa valida, anche se mancano elementi importanti, ma ripeto, una rosa valida, sta a lui mandare in campo una formazione adeguata e sta soprattutto a lui preparare nel modo migliore i bianconeri sotto il profilo mentale. Tra l'altro, gli episodi, le partite precedenti che veniamo a proporre oggi, qualche ottimismo lo vanno anche a indurre. Primo match, 31 di dicembre del 1983, l'Udinese di Arturo Ernesto Coimbra. Zico batte 4-1 in maniera netta, perentoria. Il Napoli va in gol anche il Galigno su rigore. I gol sono bellissimi da una parte e dall'altra. Da parte del Napoli troviamo un gol di Bruscolotti, quasi una rarità. Tra i tanti bei gol in bianconeri, segnalo l'ultimo, quello di Miano, lancio di Zico, esterno destro in corsa di Zé Paolo per il 4-1. Finisce proprio così, esce il segno 1 in schedina. E qui siamo al primo gol, il 28esimo, lo segna Causio con questo splendido tiro di sinistro. Bellissimo gol di Causio che ha sbloccato la partita. Poi c'è il fallo di Kroll su Gerolin, l'arbitro Pairetto decreta il rigore. Lo segna Zico che ritorna così al gol dopo un lungo digiuno. 2-0 alla fine del primo tempo, però il Napoli non molla e gioca i primi 20 minuti della ripresa alla grande. Questa è Bruscolotti che dimezza le distanze. Ma l'Udinese al 26esimo porta a 3 le sue reti con Virgis, vedete il colpo di testa. Ed infine vi mostriamo lo splendido gol che ha chiuso la partita, il lancio millimetrico di Zico per Miano. Miano arriva in corsa e tira questa bordata che batte Castellini. Sì, non vogliamo in questo caso sminuire la portata di quella affermazione dell'Udinese l'ultimo giorno dell'anno 1983, ma non era il Napoli, non era il Napoli, era un Napoli in difficoltà, era ancora, esatto, il Napoli che arrancava, non sapeva cosa fare da grande, cioè non era ancora arrivato Maradona, arrancava Napoli. Più avanti diventerà un grande Napoli. Esatto, non era ancora quel Napoli. Però, lì. Sai, però è sempre una squadra, anche senza Maradona, anche senza essere diventato grande, era sempre un Napoli sicuramente in grado di mettere in difficoltà l'Udinese. È che l'Udinese in quel periodo, primi mesi, primi della stagione 83-84, che giocava alla pari con gli squadroni. Giocava a pari con gli squadroni. Poi dopo è successo il caso Zico, caso nel senso di infortunio. Infortunio. A marzo 84 e addio sogni di gloria. È vero, è vero. Noi andiamo un pochettino più avanti. Novembre, da dicembre passiamo a novembre del 2010, è il Totò di Natale Show che magari non giocava
al San Paolo, ma giocava e come tra le mura amiche, tripletta di Totò Di Natale al Napoli, con Francesco Guidolin ovviamente in panchina, in un match in cui succede praticamente di tutto. Totò segna in tutti i modi possibili, anche da calcio d'angolo, errore grave da parte di Hamsik, il Napoli sbaglia un rigore, finisce 3-1 ed è fondamentale quel risultato per l'Udinese. Il Napoli vale davvero una classifica da Champions, per l'Udinese invece un momento positivo in casa. Al limite Cavani, al volo Handanovic, 6 minuti di gioco, prima conclusione di Edinson Cavani, il capocannoniere della Serie A. E poi Totò Di Natale, attenzione all'inserimento di Sanchez, Di Natale tira, De Santis ci mette i guantoni e allontana. C'è Sanchez in uscita, De Santis la mette giù, calcio di rigore per l'Udinese, il fallo di De Santis che viene anche ammonito. La rincorsa di Totò Di Natale, incubo del Napoli, napoletano non esulta. Sanchez, Di Natale, mamma mia che gol, ragazzi, Di Natale, 2-0. Ma hai visto con quell'esterno, è una cosa impressionante, l'ha voluta mettere lì. Complimenti Totò, niente da dire. Palla dentro per Cavani, posizione regolare, Cavani, Hamsik! Che occasione per il Napoli per entrare in partita! Si va a battere Di Natale, movimento di Benassiacci, anche Zapata, palla va dentro direttamente! Di Natale ancora tripletta contro il Napoli come l'anno scorso! Ma qui c'è l'ingenuità di Anzi sul primo palo. Gianluca, guarda, lui salta, pensa che la palla va fuori, invece va dentro. Hamsik si riscatta subito, Marek Hamsik, e segna il 3-1 al tredicesimo. Che gol veramente, questo è anche un grandissimo gol. Hamsik la mette in mezzo, la palla resta lì, Lavezzi, Cavani in aria, finisce a terra, calcio di rigore per il Napoli. Domizzi sbaglia questo rinvio, interviene su Cavani, prende il piede. Hamsik, la rincorsa, la parata di Handanovic. Ancora Lavezzi, prova ad entrare dentro, mette il pallone in mezzo, Cavani di testa. Questa è sfortuna. Altra grande occasione per il Napoli con Cavani. Conclusione direttamente in porta di Gargano. Handanovic la vede all'ultimo, la va nell'angolo. Sì, è vero, grande Udinese per tutta la stagione. Non mi è piaciuto Di Natale, oddio, non è che voglia criticarlo, ma io mi sarei comportato diversamente. Quando si segna un gol c'è gioia, perché non dobbiamo manifestarla, perché dobbiamo strozzarla? Il mondo ci regala soprattutto dolori, preoccupazioni, una volta tanto che c'è una gioia genuina manifestiamola, non significa prendere in giro l'avversario. Allora, quelli che non esultano perché sono ex, a me non piacciono, la gioia va sempre manifestata, la gioia è una cosa positiva. Non bisogna prendere in giro. Certo, ho capito perfettamente. Ma Totò non avrebbe preso in giro, però per un gol splendido come ha fatto lui esulta, perché dentro di sé probabilmente scoppiava dalla gioia, dalla soddisfazione, manifestala. Esatto, sono molto d'accordo con te, che è un gol che passa agli annali. Ma non è il solo, ci sono tantissimi. Ma no, ma doppietto dicono no, io non esulto. Ma perché non deve esultare? Il resto delle nostre immagini è l'altro ieri, 2016. Gigi De Canio sulla nostra panchina, Maurizio Sarri su quell'avversario, Sarri che non finirà la partita, sarà allontanato dalla sua panchina, in quello che è il Bruno Fernandes Day. Perché? Perché è anche l'Higuain Day al contrario, vale a dire, Bruno Fernandes calcia due rigori male, il primo è fortunato, passa sotto la pancia di Gabriel, il secondo viene intercettato, ma soprattutto segna in maniera
spettacolare il gol del 2-1 che sarà alla fine decisivo, poi arriverà anche il 3-1 di Cyril Theroux per l'Udinese, nella giornata in cui Higuaín segna, vero, ma si fa buttare fuori e praticamente pregiudica definitivamente la corsa scudetto del Napoli di Maurizio Sarri, che perde 3-1, vede allontanati i suoi uomini simbolo, Maurizio Sarri e Gonzalo Higuaín. Obbligato a vincere per non permettere un allungo decisivo della Juventus a 8 giornate dal termine, e questo è il destino del Napoli, ospite in casa dell'Udinese, che viaggia a ritmi pericolosi ma affronta oggi il primo match interno dal ritorno di Gigi De Canio in panchina. 31esimo turno di Serie A Team Dacia Arena, bentrovati con Udinese-Napoli, un saluto da parte di Matteo Marceddu. Ci uniamo all'applauso della Dacia Arena per Cesare Maldini, ci ha lasciato questa notte, un minuto di silenzio. Arriva il fischio da parte di Irrati, è iniziata Udinese-Napoli. Gulam va per vie interne, subentra Badu, occhio a Badu! Fallo di Koulibaly e calcio di rigore per l'Udinese. Va Fernandes, soluzione col destro e segna il gol del vantaggio. Al minuto 14, 1-0 dell'Udinese sul Napoli, aveva intercettato Gabriel. In area di rigore, Callejon con il destro a cercare Insigne, poi Higuaín! Gonzalo Higuaín, 30 volte, Gonzalo Higuaín! Il Napoli pareggia alla Dacia Arena, 1-1. Ed è di nuovo calcio di rigore per l'Udinese. Va Fernandes con il destro, questa volta Gabriel para e poi ancora sulla ribattuta. Rigore parato da Gabriel che si fa perdonare. Allontanato Maurizio Sarri. Guarda in mezzo, propone un cross basso per Badu che si alza il pallone, va in rovesciata. Gabriel! Il cross in mezzo, Zapata! Prova a schiacciare di testa. Cross in mezzo, la porta è libera, Fernandes! Rovesciata e gol del 2-1, si fa perdonare per il rigore sbagliato e punisce di nuovo il Napoli, Udinese 2, Napoli 1. Fischietto in bocca per Irrati, inizia il secondo tempo di Udinese-Napoli. La mattinata già difficile del Napoli, il pomeriggio difficile del Napoli. Cambia marcia, fa partire il cross in mezzo e arriva il 3-1 dell'Udinese, Cyril Theroux. 9 gol in campionato per il francese su grandissima azione di Sylvain Widmer. Molto nervoso il pipita Higuaín. È arrivato anche cartellino giallo per Higuaín. Allan intanto recupera, Insigne vince il rimpallo, Insigne calcia in porta col destro ma non trova lo specchio della porta. È chiuso, forse una gomitata di Higuaín che è già ammonito, riceve il secondo giallo ed è rosso per Gonzalo Higuaín, che guardate va a muso duro ancora con Irrati. Mertens, Hamsik di testa e non trova il secondo gol del Napoli. Titoli di coda, vince l'Udinese che fa affondare il Napoli in un incubo tutto bianconero. Fogolar 1905. Un viaggio con 3 menù a degustazione sapientemente preparati dallo chef Stefano Basello, con cura e attenzione alle materie prime, ma non solo. Ove il mare brilla per effetto del sole, sorella terra, viaggio in Friuli, saranno accompagnati da 3 percorsi di vini, rispettivamente pensati e associati per gusti e profumi, dal nostro sommelier Yuri Cossa. Fogolar 1905, una tradizione che guarda al futuro. È detto tutto, io vorrei aggiungere qualcosa sull'espulsione di Higuaín, sacrosanta perché ha sbagliato, però l'arbitro, un arbitro vero, un arbitro psicologo, un arbitro che non deve provocare un giocatore, non deve mai avvicinarsi a lui quando il giocatore sta perdendo il lume della ragione, quando è arrabbiato.
Higuaín stava protestando e tu non devi andargli vicino, che rischi lo scontro, infatti lo ha toccato. Irrati. Gli arbitri devono andarsene lontano. Hanno già ammonito un giocatore, basta. Se sente magari un'offesa lo mandi fuori, ma non si va vicino. Queste sono le cose che vengono raccomandate durante gli incontri, non dico annuali, periodici all'AIA. Sì. Guido, cosa dicono i precedenti, al di là delle immagini che abbiamo proposto? I precedenti proposto? Dicono che Napoli ha vinto 29 volte, l'Udinese 17, 30 i pareggi. Però la storia si dice che l'Udinese più volte ha fatto delle grandi, grandissime partite col Napoli. Io ricordo, ma questo era successo in casa, 7-0 nel 58, che è la vittoria con il risultato più vistoso, poi eguagliato con un altro 7-0 a Palermo nel 2011, febbraio 2011. Bacco, me lo ricordo bene. Per cui, e poi in questo momento, diciamoci anche la verità, sì, il Napoli è forte, ma il Napoli ha dei problemi, c'è qualcosa che non funziona. Con lo Spezia c'è stato il tiro a bersaglio, però queste sono alibi. Se sei in salute contro lo Spezia vinci, invece addirittura perso, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Ho visto anche delle cose abbastanza strane. Sì, c'è qualcosa che non mi convince nel Napoli, per cui un Udinese all'altezza del suo potenziale, perché sento adesso tutte critiche nei confronti dell'Udinese perché ha perso due partite, ha pareggiato senza gloria quella con il Bologna, ma sai, io do più retta ai sei risultati utili consecutivi, 12 punti. Guido, i doppi ex sono tantissimi stavolta. Tantissimi, a partire da Molnar che dall'Ungheria ha fatto il giro dell'Italia e poi è tornato indietro, ha allenato 30 squadre. Mi viene da sorridere perché c'è sempre, 30 squadre, lo troviamo sempre questo signore. Anche Frossi è stato un personaggio importante e dell'Udinese, ha iniziato a giocare nell'Udinese prima di spiccare il volo verso altre società, tra cui l'Inter, ed ha allenato il Napoli, un momento particolarmente difficile della storia del Napoli, tant'è che è anche retrocesso. Poi Guido. Poi Burnik, che ha debuttato con l'Udinese, è stato grandissimo con l'Internazionale, in Nazionale, e ha finito la carriera nel Napoli, libero del Napoli. Inizialmente è stato un terzino, una roccia, e per questo viene chiamato Roccia. Esatto, poi Dino Zoff vedevo. Sì, poi come gli allenatori, Zoff, il salto di qualità di Zoff lo ha fatto lì. Esatto. Dall'Udinese al Mantova, poi dal Mantova al Napoli, e nel Napoli ha fatto il salto di qualità, tant'è che l'ha voluto la Juventus, sempre. Poi Allegri ha giocato nel Napoli. Galeone ha allenato il Napoli e aveva Allegri come giocatore. Allegri. E Galeone è stato giocatore dell'Udinese e allenatore della squadra bianconera. Giacomini, Zoratti, se vogliamo andare avanti. Zoratti, come con gli Scoglio. Allenatori. Scoglio. Poi Jankulowski venne qui nel 2002, giocatore. Estate 2002, acquistato nel gennaio dello stesso anno, quindi 2002, in cambio di Lopez, che qui non è mai venuto, Nerezzine e Pavon, oltre che Soldi. Me lo ricordo perfettamente Pavon. E è stato un acquisto azzeccato da parte dell'Udinese, perché dopo nel 2005 è andato al Milan, e nel Milan ha fatto grandi cose. Ovviamente per l'Udinese è stato un importante realizzo. Sì. Senti, Andrea Dossena. Sì. Andrea Dossena nell'Udinese ha fatto un salto di qualità, però poi è andato al Liverpool, ma ha fatto bene anche nel Napoli. Giocatore serio. Floro Flores. Però non ha avuto fortuna nel Napoli. Lui lo ricorda sempre, no, io un po' per gli allenatori, un po' per questo, un po' per quest'altro, lo dico perché era anche giovane, anche perché era un momento difficile del Napoli, eccetera, eccetera. Venne a Udine tutto sommato ha fatto bene, poteva fare di più, abbiamo già spiegato perché poteva fare di più. Dino Fava, inutile. Sempre di attaccanti parliamo. Dino Fava, che anche lui qua vale lo bene. Stesso discorso fatto per Senti, a proposito, Ventura. Ecco, assente allenatori, però poi parleremo ancora di giocatori. Nel frattempo, ovviamente, per Paolo Marino, inseriamo anche le figure dirigenziali. Sì, arriviamo anche a Marino. Sì, Marino è stato importante per il ritorno in auge del Napoli
dopo il fallimento, De Laurentiis, che acquistò dal fallimento, rilevò dal fallimento la società Napoli, ebbe in Marino il suo più valido collaboratore, braccio destro. Poi dopo andò Marino all'Atalanta, quindi dopo 3 anni in cui è rimasto fermo è venuto qui a Udine, è l'attuale direttore sportivo dell'Udinese, come lo è stato dal 98 passato, sì, al 2004, agosto del 2004. Pierpaolo Marino, Roberto Sosa. Sosa è stato importante per Napoli, non so se è stato più importante per l'Udinese o per Napoli, io credo per Napoli. Secondo me per il Napoli. Sì, perché i suoi gol anche a livello di Serie C, Serie B sono stati pesantissimi. Non è che a Udine abbia fatto male, no. 34 gol. No, no, 34 non ha fatto male. Gol. No, no, però l'ha fatta ancora meglio, sono d'accordo con te, non ha fatto male, è inutile, sai, dire cose tutti sbagliate. Paragonavano qui a Udine, sono d'accordo che a Napoli ha fatto meglio, ma qui a Udine tutti paragonavano, facendo già il paragone, Birov Sosa. Allora è improprio. Era un paragone improprio. È improprio. Ecco, e allora è chiaro che qui non era considerato un grande, però di gol ne ha fatti 34 in campionato. Io ricordo nella ti ricordi l'Intertoto? Segnava sempre lui. 6, quindi sì, uno per partita. E ci siamo arrivati a vincere in quella famosa doppia finale con Sigma Olomouc, ragazzi, il marchio del Pampa c'era e come. Guido, poi Carnevale, ci sono... come esatto, fai a dimenticare esatto, Carnevale? Esatto, Carnevale, lì volevo arrivare. Anetrano, Massimo Mauro. Carnevale, anche Carnevale è stato un acquisto importantissimo per il Napoli, è una cessione ancora più importante da parte dell'Udinese, era l'86, furono pagati per Andrea Carnevale 5 miliardi di vecchie lire, una cifra importante, oggi potremmo dire che siamo sui 40 milioni, una roba del genere. Una roba del genere, sì, sì. Guido, Rossito, sì. Rossito, mi ricordo, ormai aveva fatto il suo tempo qui a Udine e lui stesso voleva andare via, voleva andare a realizzare, è umano e giusto per un professionista, andò al Napoli perché non si rifiuta 1.200.000.000 di lire annui per tre anni, credo, e soprattutto l'Udinese non poteva rifiutare la cifra proposta, offerta dalla società Napoli, quindi è stato un matrimonio felice perché ognuno ha voluto sposare l'altro. E l'Udinese ha detto io ti cedo al Napoli e dopo sto bene anch'io come realizzo, perché per continuare a investire servono soldi. Rossito ha detto ma io a Udine non è che prenda grosse cifre, ho fatto il salto di qualità, è giusto che cerchi di monetizzare, e ha fatto benissimo. Però ricordo che i tifosi non l'avevano presa bene, c'è stata una partita qui a Udine, Udinese-Napoli, c'erano stati dei cori contro Rossito che non mi sono piaciuti, però ripetiamo, il professionista va rispettato, Rossito ha dato l'anima per l'Udinese, è stata una, se vogliamo, anche una bandiera a livello di cuore per come si batteva, ma si è battuto tutte le domeniche per difendere la maglia bianconera. Non c'è da aggiungere altro, però è completamente se un giocatore a un certo punto accetta di andare via bisogna rispettarlo, ma non perché c'è la carriera dire. È breve. Quanti giocatori hanno detto bom? Ma non ha fatto uno strappo con la società, erano tutti d'accordo. Va bene così, punto e basta, nel senso sono cose e assolutamente umane. E guai se l'Udinese guai se non lo dai via. Solito anche discorso, perché stava, vai. Nell'Udinese stava ulteriormente crescendo Gianni Chedda. Ma per forza. Ma per cui forza. Ecco che c'è il cambio. Gianni Chedda e Valem poi dopo, esatto. No? Che centrocampo a due è diventato. Un cambio dai. Di generazione, cioè Rossito ha fatto il suo tempo, c'è il nuovo che è Gianni Chedda. Se rimane Rossito forse si pestano i piedi. Esatto, stesso tipo di giocatore, poi Pinzi, ragazzi. Se no teniamo i totem qua. Guido, senti, per andare a terminare, Domizzi nel tempo più recente, un po' meno recente, Quagliarella, Gokhan Inler, Allan. Il Leone, Allan, Pablo Armero, e poi arriviamo a Balon Berami, sì. Duvan Zapata, portieri ragazzi, Carnesi e Semeret. Ma allora se vogliamo ricordiamo anche Bigon che ha vinto lo scudetto come allenatore del Napoli, poi è venuto a Udine, il portiere Giuliano, poverino, è stato, era uno dei migliori portieri italiani, era molto forte, ha vinto lo scudetto forte. Col Napoli, poi dopo è venuto a Udine, le cose non sono andate per il verso giusto, è stato positivo al HIV, ed è morto anzitempo, povero, però era una persona
qualcuno dice introverso, parlava poco, però una persona estremamente corretta. Io ricordo di lui il viso, lo sguardo sempre triste, ma era una persona leale, quando c'era qualcosa da dire la diceva senza fare polemica, eccetera, eccetera. Era un buon ricordo di Giuliani. Infine vogliamo ricordare anche Teixeira, attuale allenatore del Napoli. Fu un colpo importante Pordenone. Quello attuale allenatore del Pordenone. Sì, del Pordenone. Fu un colpo importante allora nel 1980 da parte del direttore generale dell'Udinese Franco Dalcin, che lo prelevò. Bel giocatore, tra l'altro. E qui a Udine diede vita alla coppia di terzini tra i migliori del campionato, Galparoli Teixeira. Poi dopo ci fu un brutto infortunio in una gara Udinese-Torino, Hernandez entrò da dietro, da terzo, in maniera del tutto sconsiderata, assolutamente, in maniera grave, assolutamente. E in pratica lì finì la carriera ad alto livello, iniziò un lungo calvario, sette fuori quasi un anno, due interventi chirurgici al ginocchio, non era più lui. Assolutamente vero. Noi ci fermiamo, nessun pronostico, nessun aspettativa. Aspettiamo solo l'Udinese, questo sì, perché a questo punto è il caso che l'Udinese batta un colpo. Guido, grazie di averci accompagnato, grazie di tanti aneddoti e di tanti ricordi. Noi ci vediamo ovviamente con i nostri amici per il nostro consueto appuntamento, sempre, se gli siamo piaciuti. Guido, grazie. Grazie e alla prossima. Grazie ai nostri telespettatori. Ciao. La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Questa trasmissione è stata offerta da Ladimoret.